Onorevole Giorgetti, la Lega anche da questa puntita vuole lanciare un messaggio. Questa moneta unica in 12 anni ha impoverito di più la nostra economia, quindi non è in discussione in quanto l'Europa, ma questo tipo di Europa è la moneta unica. Ma diciamo che un'altra Europa è possibile, probabilmente un'altra Italia non è possibile. Sono queste due, diciamo così, direzioni che dobbiamo avere ben presente. Non è possibile un'altra Italia perché in Parlamento si approvano soltanto delle leggi folli che vanno esattamente contro quello che è il pensiero comune, il pensiero della gente comune. E in Europa comandano dei soggetti che non si sono mai di fatto misurati con il consenso popolare, non hanno mai affrontato un'elezione e probabilmente ignorano quelli che sono i problemi reali delle persone, dei lavoratori e delle famiglie. E concepiscono in base ai manuali e ai trattati delle soluzioni, delle ricette che poi producono dei disastri inimmaginabili. Poi c'è ovviamente chi è capace di fare gli interessi della propria gente come la Merkel e i tedeschi e chi invece come gli italiani che storicamente sono andati a prendere delle grandi legnate e continuano a farlo. C'è chi sostiene che la causa della crisi non sia tanto l'euro quanto invece l'austerità, ma non sono collegati? No, noi abbiamo sempre denunciato e ci vantiamo di essere stati gli unici a aver votato contro l'introduzione dell'euro, contro l'ingresso dell'euro, contro il fiscal compact. Non è semplicemente l'austerità. Il principio del pareggio di bilancio è un principio che applichiamo in tutte le famiglie, almeno sicuramente dalla Padania, e funziona. Il problema è che se c'è la globalizzazione e quindi c'è già la difficoltà di competere sui mercati e poi ti dai una moneta forte, è inevitabile che condanni sostanzialmente la tua economia al suicidio. Ed è quello che si è verificato in tutti questi anni, noi l'abbiamo segnalato, denunciato, adesso ci dicono che uscire dall'euro non si può. Non si doveva entrare, bravi, noi all'epoca avevamo detto che non si doveva entrare e avete voluto fare questa cosa folle e oggi ne paghiamo le conseguenze. Si paga anche il salvataggio di alcune banche, comunque anche di alcuni stati, l'Italia ha contribuito per circa 44 miliardi a questo. Ma diciamo che è tutto collegato, nel senso che è evidente che qualcuno magari non voleva l'Italia. L'Italia ha voluto entrare per motivi politici, qualcuno ricorderà Prodi la tassa per l'Europa, per farsi belli davanti al mondo e dire che non era il caso di fare la secessione tra il nord e il sud del paese. E adesso il prezzo è che ogni tanto devi salvare le banche greche, poi ci sono anche le banche italiane tipo Monte dei Paschi che vanno salvate, però è un circuito che non finisce più. Certamente i soldi per salvare le banche alla fine si trovano sempre, per salvare i posti di lavoro che si perdono in ragione della concorrenza sleale di alcuni paesi non si trovano mai. Quindi per finire, questa Europa ha scontentato molto anche i cittadini, lo si vede da questi sondaggi primi in vista delle europee, ci sono molti che contestano questa Europa e la moneta, da queste elezioni europee ci si può aspettare una scossa per cambiare qualcosa? Ma innanzitutto noi abbiamo sempre invocato un referendum in modo che il popolo possa decidere del proprio destino, poi se il popolo sbaglia, come ha sbagliato ad esempio sulla devolution, è colpa del popolo. Invece il referendum non si può fare, è vietato, non si capisce in base a quale logica e quali possibilità. Per questo motivo le elezioni europee in qualche modo devono essere una sorta di surrogato del referendum, la possibilità del popolo di esprimersi e dire quello che vorrebbe dire in un referendum che in virtù della nostra Costituzione così liberale e libertaria non si può fare.